Quarta sconfitta consecutiva per il Rende guidato da Stefano De Angelis, una sconfitta che brucia quella raccimolata contro l'Agropoli, che si è dimostrata squadra coriacea. Due le reti siglate dai campani nel secondo tempo, il gol di Toscano al minuto 2 e quello di Ragosta al 42esimo, hanno decretato la debacle dei biancorossi in evidente difficoltà. E la giusta predisposizione mentale e la cattiveria fondamentale per portare a casa il risultato, ciò che sembra mancare ai ragazzi di De Angelis, nonostante abbiano dato tutto quanto era nelle loro possibilità. Ma la superiorità, evidentemente da un punto di vista tecnico degli avversari, ha penalizzato i padroni di casa. Un match amaro, perciò, che potrebbe mettere a rischio la permanenza di De Angelis nel sodalizio rendese. Pesante, perciò, l'aria che si respira da ieri nello spogliatoio biancorosso. Sconforto papabile, tanto da indurre il DS Peluso ad annunciare nel dopo partita le dimissioni. Scelta sulla quale è stato invitato dalla società a riflettere meglio. De Angelis dalla sua dovrà fare i conti con una panchina che per lui pare inizia a scricchiolare. Lorenzo dunque spugnato per 2-0, anche dall'Agropoli, risultato che in casa Rende potrebbe far saltare qualche equilibrio. Nelle prossime ore non si esclude, potrebbero arrivare novità di non poco conto. Sto parlando di un'altra sconfitta, anche se oggi ragazzi non vi posso dire assolutamente niente sul piano dell'impegno, perché il divario tecnico fra le due squadre era comunque palese. Una squadra costruita da Agropoli per giocarsi il campionato con il Savoia, e penso che, visto la qualità che ha espressa oggi, penso che sia l'unica veramente vera antagonista al Savoia. Per quanto riguarda noi, abbiamo avuto una grande occasione sulla 0-0 con Garantucci per poter sbloccare il risultato. Sull'1-0 un tiro a porta vuota purtroppo finirà alle stelle, che ci poteva concedere il pareggio, e dopo su 2-0 comunque diventa tutto più difficile. Però ripeto, ragazzi, non posso imputare nulla, anzi lo ringrazio adesso dentro lo spogliatoio, perché hanno messo il massimo dell'impegno che probabilmente ha mancato domenica per 20 minuti su 90 contro l'Interreggio, che secondo me è una delle squadre con la quale potevamo giocarci questa salvezza. Quando viene una squadra come l'Agropoli, che comunque a livello tecnico, ripeto, è una delle migliori del campionato, anche noi concedendo poco, perché non abbiamo concesso tantissimo all'Agropoli, dopo 1-0 è normale che ci sia stata una reazione anche emotiva da parte dei ragazzi. Abbiamo spostato poi un centrocampista dietro le punte, quindi siamo usciti anche spesso centralmente sugli esterni, però ovviamente concedendo poi le ripartenze all'Agropoli, che in contropiede, visto la notevole qualità che ha davanti, fa veramente paura.